E in Serie C la Torres dei record ha vinto la sua sesta partita consecutiva. Per l'Olbia invece è arrivata una sconfitta. Mercoledì le due sarde si affronteranno in Coppa Italia. Paolo Mastino. Vittoria, primato solitario in classifica, record assoluto di tutti i campionati professionistici. Nessuno, dalla Serie A alla Serie C, è riuscito a fare meglio della Torres. 6 vittorie su 6, la squadra di Alfonso Greco è inarrestabile, anche se ieri i sassaresi hanno dovuto faticare non poco per avere la meglio sulla Juventus Next Gen. Alla fine il gol è arrivato ed è uno di quelli che vale l'intera posta. Al 74esimo Liviero ha approfittato di un'incertezza della difesa juventina e ha messo in rete la palla dell'1-0. La città esulta, i tifosi sono in festa, la dirigenza invita alla calma, ma non c'è nemmeno il tempo di rifiatare perché il Cesena, squadra dell'attacco stellare con già 20 gol all'attivo, insegue a soli 3 punti e la prossima sfida di campionato è contro la Lucchese, un avversario a cui dare del lei. Occupa il quarto posto in classifica, ma non ha mai perso e finora ha subito un solo gol. E poi c'è la Coppa Italia di Serie C. Gli occhi di tifosi appassionati sono puntati sul Vanni Sanna, dove mercoledì arriva l'Olbia, che ieri in casa contro l'Ancona ha rimediato la seconda sconfitta in campionato. La Torres ha tanta voglia di fare bene e conservare l'imbattibilità. Per l'Olbia sarà l'occasione del riscatto. Per gli amanti del pallone, l'opportunità di assistere a una partita che si profila scoppiettante.